Storia della mafia americana di Fabio Fabiano. Musiche di Thomas Nicosia. Gli inizi della mafia di Chicago, Big Jim Colosimo e Johnny Torrio. La mafia di Chicago, conosciuta come The Outfit, è l'unica organizzazione mafiosa indipendente, non controllata dalle cinque famiglie di Cosa Nostra di New York. L'influenza di The Outfit si estende da Chicago al Midwest degli Stati Uniti, a Las Vegas e parte della Florida. Iniziamo ad occuparci dei primi anni della criminalità organizzata di Chicago. Alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, apparvero varie bande di strada, localizzate nel lato sud e nel lato nord, e infine la Mano Nera, localizzata nella Little Italy di Chicago. Inizialmente fu un gruppo criminale composto da gangster italiani ed ebrei, guidato da Giacomo Colosimo Cerone, naturalizzato James Colosimo, noto anche con lo pseudonimo di Big Jim, detto anche The Diamond, per il vezzo di portare alle dita anelli con vistosi brillanti. Lasciò la sua terra natale, Colosimi, in provincia di Cosenza, per raggiungere il padre, Luigi, emigrato prima di lui negli Stati Uniti. Sbarcato in America nel 1895, dopo aver fatto il garzone in una macelleria e lo spazzino, decise di fare carriera nel mondo del crimine, con l'astuzia e la violenza. Iniziò occupandosi di sfruttamento della prostituzione e di gioco d'azzardo. La ferocia che lo contraddistingueva nella gestione di bische, racket e prostituzione lo portò a diventare uno dei malavitosi più temuti di Chicago. Colosimo si arricchì grazie alla gestione di diverse case di tolleranza. In questa impresa fu coadiuvato dalla moglie, la maîtresse Vittoria Moresco. Big Jim divenne presto il boss più potente di Chicago, tanto da essere in grado di influire pesantemente sulla vita politica e amministrativa della città, dello Stato, addirittura dell'intera nazione americana. Il suo crescente potere fu sottratto alle bande irlandesi ed ebree che iniziarono a infastidirlo. Colosimo divenne talmente ricco che i ricattatori della Mano Nera iniziarono a chiedergli le tangenti. Nel 1909 Vittoria Moresco chiese a suo nipote, Joe Torrio, che viveva a New York, di raggiungerla a Chicago. Una volta giunto lì, Johnny Torrio fu presentato al marito Colosimo, il quale gli chiese aiuto e lo introdusse nella gestione degli affari. Big Jim contò sulla capacità e affidabilità di Torrio, che non tradì la sua fiducia. Johnny Torrio faceva parte dei nuovi gangster che stavano trovando spazio nel mondo criminale americano. Possedeva un'apparente indole pacifista e ottime qualità diplomatiche. Torrio, come prima mossa, contattò gli uomini della Mano Nera, col pretesto di consegnare i soldi delle estorsioni. In realtà, quando gli estorsori della Mano Nera si presentarono sul luogo dell'incontro, Torrio e i suoi uomini li uccisero a pistolettate. Immediatamente dopo, Torrio divenne il responsabile del quartier generale della gang di Big Jim, ovvero il Colosimo Caffè. Nel 1919 si stabilì definitivamente a Chicago. Nel 1920 Diamond Big Jim iniziò a tradire pubblicamente la moglie. E ciò era poco consono per un mafioso italiano. Figurarsi quindi lo stupore di tutti quando Colosimo decise di divorziare da Vittoria Moresco, zia di Torrio. Dopo appena 3 settimane sposò Del Winter, una giovane cantante. La ragazza ebbe una forte influenza su Big Jim e Torrio si rese conto che Colosimo era ormai diventato un serio ostacolo per la sua carriera criminale. Infatti, quando il 16 gennaio del 1920 entrò in vigore il proibizionismo, Johnny Torrio, soprannominato The Brain, il cervello, organizzò subito il contrabbando dell'alcol. Si accordò con i siciliani, che distillavano alcolici clandestinamente, e con gli irlandesi che si occupavano della distribuzione. Chiamò alle sue dipendenze Alphonse Capone, conosciuto sino ai nostri giorni anche come Al Capone. Gli affidò la direzione del Four Deuces nel South Wabash Street,
una sala da gioco con annesso bordello. Colosimo si oppose al contrabbando di alcolici. Considerò una nuova attività molto rischiosa e non nascose il suo dissenso. «Lascia stare l'alcol», gli diceva. «Occupati delle prostitute, è meno pericoloso». Torrio provò a convincere Colosimo a entrare nel giro del contrabbando, ma non ci riuscì. Con l'approvazione dei fratelli Genna, mafiosi siciliani che controllavano il West Side di Chicago, Torrio parlò con Frank Yale, in realtà Francesco Uale, altro potente boss. I due studiarono le modalità per uccidere Colosimo. L'omicidio fu nel classico stile mafioso. Organizzarono in onore di Big Jim un suntuoso banchetto. Chiaramente lo fecero ubriacare e quando Colosimo si assopì, ubriaco fradicio, gli spararono un colpo alla nuca. L'omicidio avvenne l'11 maggio del 1920, nella sala più grande del Colosimo Caffè. Dopo l'uccisione di Big Jim, Torrio si impadronì dell'impero criminale di Colosimo, controllando numerosi speakeasy, bordelli e bische. A partire dal 1920, Torrio divenne il capo dell'organizzazione di Colosimo, la più potente di Chicago. Ma chi era Johnny Torrio? Conosciuto anche come La Volpe, o come L'Immune, o The Brain, La Mente, nacque il 20 gennaio del 1882 a Ilsina, in provincia di Matera, da Tommaso e Maria Carluccio, originari di Altamura. Suo padre, ferroviere, morì in un incidente sul lavoro quando Torrio aveva 2 anni. Nel dicembre del 1884, ancora infante, emigrò con la madre a New York. Crebbe nei bassi fondi del Low East Side di Manhattan. Iniziò a lavorare nella drogheria del patrigno, Salvatore Caputo, che era un centro di ritrovo per lustrascarpe e alcolizzati. Divenne in seguito buttafuori in un bar malfamato. Da ragazzo Torrio divenne capo della James Street Gang, una banda di strada di New York. Con i soldi messi da parte aprì una sala da biliardo dove venivano esercitate attività illegali come strozzinaggio e gioco d'azzardo. Paul Kelly, all'anagrafe Paolo Antonio Vaccarelli, allora capo della Five Points Gang, considerato l'acume affaristico di Torrio, lo chiamò a far parte della sua banda, tanto che presto divenne il suo braccio destro. Torrio ammirava molto Kelly, che lo convinse ad atteggiarsi e a vestirsi da elegante uomo d'affari. Presto, Torrio e la sua gang controllarono le attività illegali, concentrandosi soprattutto nel gioco d'azzardo e sulle entrate provenienti dalle scommesse clandestine, strozzinaggio, dirottamento merci, sfruttamento della prostituzione e spaccio di stupefacenti. Torrio utilizzò i giovani ragazzi del quartiere per alcuni affari illeciti. Tra i giovani più promettenti annoveriamo Lucky Luciano e Al Capone. I due si guadagnarono presto la sua completa fiducia. Capone divenne un membro della Five Points Gang nel 1917. Torrio gli diede il posto di barista e buttafuori all'Howard Inn, un nightclub di Coney Island, che servì da copertura ad un bordello gestito da un socio in affari di Torrio, ovvero Frank Yale. Ecco spiegato perché Torrio, una volta stabilitosi a Chicago, chiamò al suo fianco in qualità di braccio destro Al Capone e poi, per eliminare Colosimo, si avvalse del suo vecchio socio Frank Yale. Ad Al Capone, come detto prima, furono dati in gestione alcuni bordelli e in poco tempo fu messo a capo del Four Desis, il locale che faceva da quartier generale per le operazioni di Torrio. Si diceva che negli scantinati del Four Desis gli uomini di Capone torturassero i membri delle altre organizzazioni criminali, mentre al piano di sopra politici e criminali venivano intrattenuti con musica e prostitute. A metà degli anni 20 Torrio si scontrò con il gangster irlandese Charles Dion O'Banion. Nel 1924 O'Banion fa una soffiata e fa arrestare Johnny Torrio. Torrio, di solito incline alle soluzioni diplomatiche, questa volta non passò sopra lo sgarro. I conti li regolò nel novembre del 1924, facendo ammazzare O'Banion, anche questa volta dal solito fidato Yale.
Partecipa anche ai suoi funerali, sfidando apertamente il clan rivale. Torrio e Capone rilevarono progressivamente la quota di mercato del contrabbando di Chicago del gangster irlandese ucciso. I due soci furono soliti distribuire mazzette agli ufficiali della polizia di Chicago, garantendosi l'impunità. Allargarono la loro rete di contrabbando fino in Canada. Un evento rilevante avvenne il 24 gennaio del 1925. Dopo lo shopping con la moglie, Torrio tornò a casa. Lì fu vittima in un attentato a bordo della sua auto. La vettura venne raggiunta da diverse raffiche di mitra calibro 45 e pallettoni di fucile calibro 12. L'autista di Torrio viene attinto alle gambe. Johnny venne invece attinto al braccio, alla mascella, al petto, allo stomaco. Il killer George Bugs Moran si avvicinò a Torrio disteso a terra in una pozza di sangue, pronto a sparargli il colpo di grazia alla testa. Ma dopo che ebbe tirato il grilletto, si accorse, suo malgrado, che la pistola era scarica. Torrio finisce in ospedale e si riprende lentamente. Durante la sua degenza fu protetto dagli uomini di Al Capone, 24 ore su 24. Appena dimesso sarà condannato per violazione delle leggi sul proibizionismo. Una volta scarcerato, parte per una lunga vacanza in Italia, ad Amalfi. Ma prima di partire decide di ritirarsi, lasciando al 26enne Capone il comando di uno degli imperi criminali più potenti degli Stati Uniti. Rientra negli USA nel 1928. In Italia è considerato dal regime fascista indesiderabile. Rientrato nel giro, prima fondò il cartello di contrabbandieri denominato Big Seven e poi partecipò nel maggio del 1929 alla conferenza di Atlantic City. Venne accolto come il vecchio saggio. Stabilitosi a New York, investì con profitto nel settore immobiliare. Riprese ad occuparsi di contrabbando, diventando uno stretto collaboratore e socio di Lucky Luciano e Meyer Lesky e altri boss. Torrio fu uno dei più importanti promotori del sindacato o cartello del crimine nazionale, formato nel 1934. Nel 1936 ritornarono per lui i guai giudiziari. Infatti fu accusato di evasione fiscale e i funzionari del fisco riuscirono dove fallirono i procuratori dei tribunali, ovvero farlo condannare e incarcerarlo per 2 anni con l'accusa di evasione fiscale, dal 1939 al 1941. Uscito dal carcere si ritirò dagli affari criminali molto ricco. Morì a 75 anni di infarto nel 1957, dentro un salone da barbiere in attesa di essere rasato.